Rieccoci nuovamente in studio, dopo torneremo sulla questione perché mi interessa di piazza, no? Torniamo un attimo al vertice Putin-Letta. Sì, c'era ancora una piccola osservazione da fare. Effettivamente quella dichiarazione di Letta Trieste, Trieste Libera era un po' così curiosa. D'altra parte, se le informazioni che abbiamo ricevuto sul fatto che la Russia ha chiesto di azionare i propri diritti nel Porto Franco, di uso del Porto Franco, è ovvio che l'abbia chiesto all'Italia come governo amministratore e non sotto il profilo della sovranità. E quindi qualcuno degli osservatori così più smaliziati ha riferito a questo l'uscita di Letta Trieste Libera, no? Nel senso che gli è stato fatto presente, che sia stato fatto presente dai russi che hanno soltanto un mandato amministrativo. Questa è una delle interpretazioni, valeva la pena di dirla perché è una delle tesi. Ecco, io devo dire questo, nonostante io tanti anni fa mi ricordavo, quando tu parlavi a gente di trattati di pace di Parigi, ti dicevano ma questa sommona, sei cazzate, sei puttanate, siamo in Italia, questa è una roba che non esisti. Adesso una parte di quelli che te lo dicono, ma siccome all'epoca tutti erano quei soldi, tutti lavoravano, facevano, non gli fregava niente di queste cose, perché non in prospettiva di quello che sarebbe potuto accadere. Adesso, guarda caso, anche gente così, che per fortuna almeno una parte li conosce, che erano stupidi, perché dicevano avevamo il fondo schiena pieno, sono qua. Però adesso la mia domanda nel più specifico è questa. Non c'è il rischio che questo pugno di ferro che siete comunque riusciti a portare avanti, da prendere anche a livello giudiziario, non rischi di costare caro a qualcuno che magari venga schiacciato diciamo della giustizia, della magistratura italiana come esempio, no? Perché a volte magari si colpisce qualcuno per dare esempio, guardate che fate la fine anche voi così se continuate con questa tesi, indipendentemente che chi ha ragione o torto, ma il metodo che potrebbe subire qualcuno di voi. Ma direi noi non possiamo dare queste garanzie in quanto non possiamo sapere quali saranno i comportamenti dello Stato italiano. Possiamo solo dire che in questo momento è molto difficile che si verifichi una situazione simile, perché l'Italia comunque si trova sotto osservazione internazionale. Come si ricordava fino a poco fa, l'arrivo della Russia qui a Trieste, il vertice fatto a Trieste per la prima volta, un capo di Stato di una grande potenza arriva a Trieste per trattare, ma non delle questioni con l'Italia, ma di altre cose più consistenti evidentemente, e ha lasciato anche il segno, sta aprendo nuove prospettive. La Russia sta esercitando i suoi diritti che sono stabiliti appunto da quel trattato di pace del 1947 che l'Italia è stata costretta a firmare quale potenza sconfitta, quale paese sconfitto, e quindi da qui non si può assolutamente scappare. Per quanto riguarda l'esercizio della forza nei confronti dei cittadini di Trieste da parte dello Stato italiano, sarebbe in questo momento assai sconsigliabile per le autorità italiane per non innescare ulteriori interventi internazionali che alla fine inevitabilmente arriverebbero non solo più da parte della Russia. Quindi qui l'Italia sta semplicemente giocandosi tutto, cioè o rimanere in quale amministratore riconosciuto di un territorio che ha avuto in affidamento in base al memorandum d'intesa di Londra del 1954, o essere estromessa da questo territorio, perché questo territorio casualmente comprende il più grande porto franco internazionale europeo. Estromessa intendi come al solito saliamo la faccia, estromessa, ci siamo. Estromessa si intende. Quando mi hanno posto per esempio una domanda alcuni giornalisti che finora hanno sempre aggredito le nostre posizioni e appunto cercando di screditarle dicendo che non siamo riconosciuti dall'ONU, non siamo riconosciuti da nessuno,
e quindi alla fine da chi ci faremo appoggiare. In particolare qui durante la manifestazione di domenica, ma guardate, come ricordavo, forse la Padania avrà bisogno di qualche altro sponsor. Però il punto è questo: se sono così sicuri, per esempio, questi giornalisti, mi riferisco a quelli della Rai Regione, che avevano chiesto all'ambasciatore francese qui a Trieste se esisteva o meno il TDT, se quindi questo era un territorio sotto sovranità italiana. Io per esempio chiedo a loro per quale motivo non hanno, visto che ne avevano l'occasione, posto la stessa domanda a Putin, visto che era qui recentemente. Certamente era un'occasione opportuna per fugare ogni dubbio se questo era un territorio italiano o meno. Ecco, allora, la situazione attuale è questa. Ci troviamo in un equilibrio precario, direi io, nel senso che le nostre azioni, anche a livello internazionale, la Russia non è arrivata qui per caso, stanno portando a dei risultati molto concreti, che per ora si stanno concentrando sul porto franco internazionale di Trieste, e lo si può capire perché è il motore economico del territorio libero e di tutta quest'area, non solo il territorio libero. Ma naturalmente dal porto internazionale ci sono immediatamente le conseguenze e i collegamenti con Trieste città. Tanto, e quindi il resto del territorio. Scusami, Giustano, è proprio la notizia, proprio per una volta che sei giornalista, è proprio la notizia di qualche giorno fa in un convegno Nonchi, di punto in bianco Moretti ha annunciato che sono pronti investimenti per decine di milioni di euro per potenziare fortemente i collegamenti ferroviari. Guarda combinazione. No, siccome io mi ricordo che un anno fa proprio Riccardi diceva, beh, con Tondo, no? Ti ricordi? Sì, infatti. Intanto facciamo l'asse, il corridoio fino a Trieste e poi il collegamento da Bertella a quel porto. La faremo, quindi era stata archiviata un anno fa, ragazzi, neanche in 12 mesi. Ma è ovvio, arriva soldi per la piattaforma logistica, arriva soldi per tutte. Perché vedete, qui stiamo vivendo un paradosso. Allora, questa cosa di Trieste, territorio libero, porto franco internazionale, eccetera, perché è stato costituito così? Perché aveva un valore per tutti i paesi, per le Nazioni Unite, per le potenze alleate, vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, aveva un valore perché volevano usarlo, serviva per usarlo come porto franco internazionale. Questa cosa è rimasta congelata poi per tutto il periodo della Guerra Fredda, adesso il periodo è chiuso, il periodo è finito, adesso si guarda soltanto ai traffici, agli affari. Per i traffici e gli affari, le zone franche, i porti franchi del mondo stanno fiorendo, stanno aumentando da tutte le parti, ne creano addirittura di nuovi. Noi ce l'abbiamo già, abbiamo una posizione favorevolissima, ci sono problemi di collegamenti ferroviari che insomma si fanno, no? Insomma, adesso sembra di questi 20-30 milioni di euro. No? Abbiamo una posizione favorevolissima, abbiamo mercato, abbiamo tutto il Mediterraneo davanti, l'oltre Suez, eccetera, e quindi, quindi è naturale che i paesi che hanno diritto di utilizzare questo porto franco a un certo punto premano verso il paese amministratore. E il paradosso è che al governo italiano converrebbe attivare lui l'amministrazione separata del territorio libero di Trieste. Perché? Perché sarebbe l'amministratore di una zona franca formidabile, portuale, finanziaria, produttiva, dove potrebbe farsi un sacco di affari. No, in realtà, cioè, Trieste è sentita come concorrente di tutti questi porti, anche compressa dagli interessi di questi porti a Roma, è logico. Ma è un errore, perché Trieste è riattivata come territorio libero anche in amministrazione italiana, se volete, e come porto franco, porterebbe qui affari e traffici che altrimenti non andrebbero in altri porti. Li porterebbe ex novo. Quindi siamo di fronte al paradosso che al governo italiano converrebbe ammettere la cosa che è un istituto provvisorio, mettere su l'amministrazione separata e utilizzare esso medesimo, l'economia italiana potrebbe anch'essa utilizzare quest'area franca. E la resistenza contro questo tipo di svolta, di presa di coscienza, non viene da Roma. Roma sa male appena dove siamo, sa che siamo lì in alto, in fondo, no? Ma infatti sono più a disagio quando vengono organizzati questi convegni, sono più a disagio i rappresentanti italiani a Trieste che non i paesi che vengono qui, no? Vedi la Germania, vedi la Russia. È logico, dico, Roma sa ben poco di noi.
tutta la resistenza contro questa cosa viene da gruppi di interesse locale che si sentono spiazzati dalla possibilità di sviluppo della città, hanno le loro posizioni consolidate e la cosa non gli va, così hanno fatto blocco, ma è un errore gravissimo. È un errore gravissimo perché in realtà facendo così cosa succede? Che succede che la politica triestina si è semplificata in due blocchi, il blocco dei partiti nazionali italiani e Trieste Libera dall'altra parte. Più i partiti nazionali italiani fanno blocco, più Trieste Libera cresce, è ovvio. Ciononostante, mancano 2 anni e mezzo per l'amor di Dio, quindi in 2 anni e mezzo probabilmente ci sarà più Forza Italia, né più il PDL, anzi quel NCD ha fatto un po' il marchio, perché è antivoto di base, non so neanche se terrà neanche il PD fra 2 anni, insomma. Voi vi siete mai chiesti, o qualcuno ha spinto a dire entriamo e prendiamo il sindaco della città, anche perché probabilmente potrebbe essere anche facile se la situazione economica continua così? Ma intanto noi ragioniamo e ci muoviamo comunque per atti. Il nostro ultimo atto è appunto un ultimatum che stiamo inviando in questi giorni alle autorità italiane, e questo era il tema della manifestazione dell'8 dicembre, appunto un ultimatum in cui noi chiediamo al governo italiano di rispettare gli impegni presi, gli obblighi assunti con i trattati internazionali per il porto franco internazionale di Trieste e ovviamente poi a seguire anche per il territorio amministrato, quindi la zona A del territorio libero di Trieste. Quindi questo automaticamente esclude qualsiasi nostra possibile presenza in qualsiasi competizione elettorale indetta dalla Repubblica Italiana nella zona A del territorio libero di Trieste, perché noi non riconosciamo l'autorità dello Stato italiano a svolgere le proprie elezioni nel territorio libero di Trieste. E d'altra parte, ricordiamoci, abbiamo impugnato infatti le ultime elezioni regionali, le amministrazioni politiche, proprio e con anche i nostri iscritti simpatizzanti che si sono presentati ai seggi denunciando l'illegittimità di queste elezioni. Quindi non ovviamente riconosciamo queste elezioni italiane. Ciò non toglie che per amministrare il nostro territorio sarà necessario garantire che vengano indette le regolari elezioni del territorio libero di Trieste. Naturalmente noi ci saremo. Sì. Io mi immagino, perché adesso facciamoci anche una risata, no? Guarda, a parte di verità, sai che noi abbiamo 103 o 108 milioni di euro fermi in comune. Mi immagino, probabilmente stai dando questa trasmissione, vada solo probabilmente quelli che sono destini, quindi a parte che qua il destino parlano tutti, no? Tu te sei immagini, nonostante il sindaco, arriva là, stile di piazza, costo sequestri e che c'ha via tutti i 100 milioni di euro del patto di stabilità che sono bloccati in banca in Unicredit. Vedi, ma è un discorso molto interessante, perché secondo quello che è lo status giuridico effettivo di Trieste, le leggi italiane, quindi anche quanto riguarda il patto di stabilità, eccetera, per essere estese al territorio amministrato hanno bisogno di un decreto del governo o di quello che allora è commissario generale che le estende e le adatta al territorio amministrato. Finché questo decreto specifico non c'è, è dubbio che a Trieste dobbiamo attenerci alle norme non specificamente estese. Ora, la magistratura a Trieste sta dando delle risposte molto negative, alcune sono state già oggetto di denunce, altre di reclamo, eccetera. Ma sono risposte che a livello internazionale non reggono. Al primo ricorso internazionale, cioè, fanno ridere, cadono. E per questo dicevo che tutto sommato il governo italiano converrebbe a bozzare. No. Il fatto che Roma non voglia occuparsene non è quella vai avanti tu che a me viene da ridere, se c'è un problema a te non capisci niente. Ma, ma vedete, c'è un fenomeno strano. Scarica barile, no? Per esempio, noi siamo accorti che, come Voce di Trieste, per le informazioni che abbiamo avuto,
che il famoso, prima Roma non voleva pronunciarsi sulla questione. A un certo punto è arrivata una pronuncia del Ministero degli Esteri italiano, ma chi è andato al Ministero degli Esteri italiano a vedere cosa c'era in quella pronuncia prima, cosa c'era nella cartellina del funzionario che stava preparando la risposta del Ministero, ha visto che nella cartellina non c'era un'analisi del Ministero degli Esteri, c'erano alcuni foglietti arrivati da Trieste. La tesi sulla base della quale il Ministero degli Esteri ha risposto, contraddicendo anche alcune particolari pronunce, è arrivata da Trieste. Non è un'elaborazione del Ministero, anzi il funzionario del Ministero è stato caldamente consigliato di fare una loro elaborazione con il Ministero degli Esteri per non dire sciocchezze che poi possano essere impugnate. Loro hanno fatto, hanno adottato questa tesi che se noi andiamo a confrontare poi quell'atto con le sentenze, le ordinanze, i vari provvedimenti della magistratura civile e amministrativa italiana a Trieste, vediamo che più o meno è una stessa velina. Senti, ma domanda, chi ha scritto la velina? Ma io quello che ti domando è come è possibile che ancora oggi, tuttora, visto che un trattato di pace, e questo già lo chiese giustamente un mese fa, sì, come è possibile che però quando conviene noi l'autorità portuale comunque utilizza e fa riferimenti espliciti al trattato di pace di Parigi? Cioè, o un trattato vale tutto, ma lo puoi prendere pezzi. Ma no, è che con il memorandum di Londra poi l'amministrazione italiana si è impegnata a rispettare l'allegato ottavo che detta le norme per il porto internazionale di profango internazionale di Trieste, degli articoli da 1 a 20. Gli articoli successivi riguardano una commissione internazionale, quindi praticamente tutto l'impianto c'è. Questo prescinde dal problema della sovranità. Cioè, il problema della sovranità è uno. In ogni caso, quando anche si ammettesse che ci fosse la sovranità italiana, comunque l'Italia si sarebbe, il che non è, l'Italia si sarebbe comunque impegnata a livello internazionale a rispettare l'allegato ottavo. Su quello lavora l'autorità portuale. Il governo italiano però è inadempiente anche su questo, perché doveva, con la nuova legge sui porti già nel 94, doveva con un semplice decreto del governo, che venne preparato, che venne predisposto, in effetti, doveva assegnare all'autorità portuale i poteri del direttore del porto di Trieste, che sono poteri praticamente di gestione esclusiva del porto, che tagliano fuori tutte quelle cose che adesso stanno accadendo, le intromissioni di comune, provincia, regione, che poi non hanno nemmeno titolo giuridico neanche adesso a farlo. Sta cosa è rimasta sospesa. E si chiede che il governo amministratore italiano lo faccia, basta un decreto di poche righe che dice sono conferite all'autorità portuale di Trieste i poteri del direttore del porto di Trieste stabiliti dall'allegato ottavo del trattato di pace, punto. A quel punto l'autorità portuale con i poteri del direttore può anche aumentare la promozione del porto franco internazionale, può impedire le speculazioni edilizie, può fare tutta una serie di cose che adesso non può. Per quello l'autorità portuale si richiama all'allegato ottavo. Sta anche nella piattaforma della manifestazione dell'altro giorno, no? E d'altra parte è anche vero che il porto franco internazionale di Trieste, secondo il trattato di pace, deve essere un ente di Stato del territorio libero di Trieste. E questo si ricollega poi alla questione della sovranità e del rispetto integrale del trattato. In ogni caso questa fettina importante dei diritti deve essere azionabile immediatamente al di là di ogni altra discussione. Giustamente, parliamo un attimino di quella che è un po' la situazione che vedremo nei prossimi mesi. Perché c'è stata una manifestazione importante a settembre, il 15, sapete cos'è? C'è anche questa concomitanza con Venezia, no? Parlando, so che è un'altra cosa, però comunque un fatto un po' curioso. Per l'amor di Dio, questi sono fatti accaduti prima, per cui però. Poi c'è stata quest'altra manifestazione riuscita altrettanto bene, se teniamo appunto in considerazione il fatto che non si è andati per via del centro, quindi una parte delle persone sono perse e poi un'altra non ce la faceva anche perché il percorso era lungo. Però adesso bene, si manda questo ultimatum,
Il risultato è che comunque, che a noi piaccia o non piaccia, a Roma non ci sta neanche più succhiando le anime, ma ci ha succhiato tutto, perché se pensiamo che la finanziaria regionale praticamente ha il 40% di risorse in meno, quindi una parte anche da Trieste, insomma, resta il fatto che se prima almeno avevamo i soldi, adesso non abbiamo più neanche quello. Non è follia pensare che se un giorno andiamo su un ospedale e ti dico guarda, se vuoi che ti cuccio devi portarti là da casa, e rischiamo anche questo. No? Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi da questo movimento? Ma allora, innanzitutto, tornando alla manifestazione dell'8 dicembre, ci sono alcune differenze con quella del 15 settembre, in quanto quella era per l'anniversario, per la celebrazione della festa dell'indipendenza, insomma, del territorio libero, perché sono stati fatti paragoni sul numero di partecipanti, perché appunto all'8 dicembre avevamo meno la metà di partecipanti rispetto al 15 settembre. Ma le feste, se vai, se bevi in questa, no. D'accordo. Comunque, appunto, è un segno di forza e di tenacia. Noi abbiamo feste dell'unità che si facevano una volta. Sì, però diciamo non mi pare stiano portando ottimi risultati. Diciamo, noi abbiamo altre motivazioni, tutte le persone che partecipano sono super motivate. E quando facciamo, ma ne abbiamo fatte tante di iniziative che sono sempre in crescendo comunque. A tematiche. Beh, ovviamente anche le tue querele, mi pare. Ma vabbè, quelle fanno parte anche sempre di. Dai, il Berlusconi, abbiamo il Berlusconi Junior locale. Ma va bene, d'accordo. Diciamo, nel corso della mia attività ho accumulato un notevole quantitativo di procedimenti. Hai fatto già il conto di quanto finora sono costati i tuoi procedimenti? Perché sai, arrivare a 20 milioni di euro ad oggi, no, anche perché da questo punto di vista comunque. Sei un discount. Economicamente sto parlando semplicemente che. Sono finiti quasi tutti con l'archiviazione nei miei confronti quando ero persona imputato, oppure con l'archiviazione quando ero persona parte offesa, ma comunque diciamo economicamente parlando non sono stato travolto queste cose. E comunque ad oggi sono arrivato per quanto riguarda procedimenti penali, a 54 procedimenti. Ritornando alla manifestazione, alle nostre manifestazioni, le manifestazioni che noi svolgiamo, con anche quelle dell'8 dicembre, tematiche sui problemi di Trieste, in questo caso del porto, ovviamente hanno una valenza diversa rispetto alla celebrazione dell'indipendenza del TLT, dove c'è la massima affluenza da parte dei cittadini. Ma sono comunque molto corpose, nel senso, come ricordavo all'inizio, non ci pare che nessun movimento, partito politico sia in grado di portare non solo a Trieste migliaia di persone convinte in piazza, in strada. Ci per siete deciso, sostenere. William, hanno già dato conferito mandato per il 1° maggio? No, non sentiamo nessuno di questi soggetti. Per quanto riguarda le conseguenze del nostro ultimato, intanto io vorrei ricordare che uno degli 8 punti fondamentali del nostro ultimatum, che riguarda proprio la gestione del Porto Franco Internazionale di Trieste, è quello appunto del cambio da attuare rapidissimamente, appunto il più rapidamente possibile. La scadenza del nostro ultimatum è al 10 febbraio. Però appunto adesso vedremo quali potranno essere gli sviluppi, e quello del deve essere immediatamente, non deve essere rinnovato il decreto di sospensione che attualmente è in vigore sul porto franco nord di Trieste, quello che permette in questo momento di avere i varchi aperti, cioè l'apertura e quindi il passaggio, come voi potete vedere, delle macchine all'interno del porto, quello che viene definito il porto vecchio. Quindi al 31 dicembre noi chiediamo che non venga rinnovato il decreto, quindi vengano chiusi i varchi, quindi il porto Franco Nord deve ritornare ad essere appunto un'isola portuale, cioè un porto qual è al di fuori di qualsiasi intervento da parte di autorità incompetenti. E naturalmente subito dopo il cambio della direzione del porto. Allora, se è valido l'allegato 8° del Trattato di Pace,
il porto internazionale di Trieste non può essere diretto né da un cittadino italiano né da un cittadino dell'ex Jugoslavia. Quindi deve essere indetto nei tempi più rapidi possibili un bando internazionale da parte del governo amministratore al fine di scegliere appunto il nuovo direttore del porto franco internazionale di Trieste. Veneto, che serenissima Repubblica. Quando il Veneto dovesse diventare uno Stato indipendente potremmo verificare diciamo, questa possibilità. E al momento riteniamo che altre soluzioni siano già disponibili. Ho trovato la persona giusta. Non è italiano. Sì. E comunque nazionalista. Potrei lanciare il nome di Everest Bertoli. Lui comunque è albanese, per cui. Francamente non so. Potresti essere la persona ideale. Conosci la città. A noi seriamente parlando e visti anche gli interessi in corso, visto che non c'è solo la Russia, ma tra poco vedremo anche la Cina, di potenze asiatiche, andrebbe benissimo, ad esempio, che i dirigenti del porto di Hong Kong venissero appunto a dirigere il porto franco internazionale di Trieste. Il piccolo ha scritto in una righina da qualche parte che non si veda bene che il porto di Hong Kong ha già manifestato interesse per il porto vecchio, cosiddetto, per il porto franco nord. Però è sfuggito quasi a tutti. Siccome siamo in chiusura, abbiamo 5 minuti ancora. Senti, però, torniamo, perché tu mi hai stuzzicato un po' con queste cose del comune amministrazione. Ti faccio una domanda, ma... Premesso che ovviamente è un periodo dove sicuramente non si va tanto a costruire, perché ovviamente c'è una situazione non facile. Però tra il piano del traffico, e non voglio neanche entrare in discussione se è giusto o sbagliato o meno, no? Sì. Stendiamo un velo pietoso sul piano. Ma tra un piano del traffico e un piano regolatore, per amore di Dio, tutti e due bisogna dare atto che la giunta di piazza non è riuscita a fare, ma tra i due, visto che il piano del traffico non c'è urgenza, perché tanto comunque il traffico è così meno, e tra l'altro è così biciclettari, poi si accorgeranno che non potranno andare più in certe aree, non potranno andare più sui marciapiedi perché ci sono le piste ciclabili, quindi i biciclettari secondo me la pagheranno sto piano, ma sono scadute da alcune settimane i vincoli e le salvaguardie del piano regolatore. Il maggiorato si dice guai, non bisogna parlare di sto casino, però voglio dire, anche se uno non costruisce adesso, intanto deposita, te che del piano regolatore ne sai qualcosa, cosa potrebbe accadere realmente, visto che guai a nominare il piano regolatore? Ma guardate, la questione è molto complessa, più di quello che sembra. Perché sui piani regolatori di Trieste negli ultimi decenni addirittura, non soltanto negli ultimi anni, hanno influito tutta una serie di situazioni che non avrebbero dovuto rilevare, perché hanno poco a che fare con l'interesse pubblico, hanno molto a che fare con le gestioni degli appalti, hanno molto a che fare con, per esempio, ne abbiamo visto con la precedente amministrazione, sospendere la discussione della variante di piano regolatore per far passare un centinaio di progetti di grandi e piccoli. No? Allora, in giro per l'Europa, io mi ricordo come gestiscono in Francia. Sì. Cioè, in Francia fai un piano regolatore e resta così. Qui facciamo ogni momento variante, ma che serve fare un piano regolatore? Appunto, perché intervengono interessi, richieste di vario tipo, mentre invece il piano regolatore, non dico che dovrebbe essere fatti da monaci dell'urbanistica, ma quasi, dovrebbe essere molto più diciamo asettico rispetto a quelle che sono le richieste dei vari gruppi di interesse in città. Perché uno è l'interesse pubblico e l'altro sono i gruppi di interesse che sono portatori di progetti che non coincidono quasi mai o molto poco spesso coincidono con l'interesse pubblico. Oltre a tutto il piano regolatore della città non ha titolo a entrare nel porto, per esempio. Insomma, tutte queste cose, mentre invece si punta molto su quello. Poi vediamo operazioni come quella del Parco Audace che francamente lasciano estremamente perplessi. Io mi sono occupato molto della questione degli appalti, ho fatto la prima denuncia sugli appalti nel 1987, sui monopoli degli appalti, via di seguito, ho seguito le ultime indagini fatte dalla Procura di Trieste
sulla questione dei parcheggi sterani. Io ho anche partecipato alle indagini perché mi hanno chiesto tutti i materiali che io avevo di molti anni e posso dire che con cognizione di causa che molte cose vanno chiarite e che quando avremo chiarito quelle cose forse i piani regolatori riusciremo a farli come Dio comanda e a portarli avanti insomma in maniera decente. Un'ultima domanda in 30 secondi, la famosa va sul porto dove il comune, per quanto i pareri ovviamente non contano niente, insomma Roma in un modo o nell'altro vuole che ci sia sto cavolo di parere su un'area destinata al rigassificatore di Trieste con l'impatto ambientale. Non è che qui Roma vuole mettercelo in quel posto da dietro entrando da non l'uscita di servizio, dalla seconda uscita di servizio? Beh, direi che 60 anni di malgoverno italiano portano a concludere in questo senso, ma appunto come ricordato non possono farlo questa procedura di adozione del piano regolatore portuale in violazione comunque già in partenza della procedura di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica comunitaria ne determina già adesso la nullità assoluta. Voglio ricordare, stiamo sempre alle loro leggi, perché poi tutto questo deve essere rapportato su quello che si può fare effettivamente in base al trattato di pace all'interno del porto, ma se seguiamo le loro leggi c'è già una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea per la violazione appunto della procedura di via VAS per il porto, per il piano regolatore del porto di Trieste. Poi andiamo invece a valutare il trattato di pace, è questo che determina lo status giuridico anche del porto internazionale di Trieste. È come ricordato dall'europarlamentare Victor Bostinaro il 22 gennaio 2013 al Parlamento europeo, la stessa Unione Europea non può intervenire con le proprie leggi all'interno del porto franco internazionale di Trieste, quindi non può imporre l'adozione di piani regolatori basati sulle procedure di impatto ambientale comunitarie. Bene, io ringrazio Giura Stante di MTL, Movimento Trieste Libero, ringrazio la voce di Trieste, ringrazio Paolo, io spero che verrai a trovarmi perché... Grazie a voi, molto volentieri. Voglio dire, ogni tanto fa anche piacere, insomma, io sono mezzo testino perché sono andato qui, però famiglia un po' di qua, un po' di là, però allora, cerchiamo di tirare fuori un po' di volte testini, versione in TV si vedono sempre quelli, ragazzi. Scusa, ma la caratteristica di Trieste è quella di essere la città di una popolazione che è venuta da tutte le parti, che si è sempre mescolata, che non è... No, è... La bellezza sta proprio in quello, no? Allora, io vi ringrazio, grazie per averci seguito. Venerdì avrò ospite quello che potrebbe essere un prossimo futuro presidente dell'autoportuale, cioè avrò ospite, i miei ospiti, Everest e Bertoli, lo sai che è extra Italia. Avrò anche ospite Pietro Faraguna, con loro parleremo di Trieste che è scesa al 12° posto in classifica per quel che riguarda la qualità della vita. Andiamo a vedere queste classifiche, insomma sono un po' strane come tutte le classifiche che si fanno in Italia. Grazie per averci seguito, a più tardi, venerdì ancora con Piazza Grande.